creduto di essere stata io a scatenarli, di aver sbagliato delle cose. Ci vuole tanto tempo per capire che poi non è così, o forse perché poi piano piano, più che essere innamorati, lo vedi come un carnefice e non più come la persona di cui sei innamorata. Però non riesce a lasciare questa persona, io almeno non riuscivo ugualmente a dopo perché lo vedevo proprio come un carnefice, avevo paura. Una storia d'amore che lentamente si trasforma in un incubo fatto di violenza fisica e psicologica, ma dal quale con fatica ci si può risvegliare. È una storia di stalking, quella che ci racconta questa donna, vittima, come altre migliaia di donne in Italia, di violenza maschile. Iniziato con tantissime telefonate minacciose e anche di morte, diciamo, che me l'avrebbe fatta pagare. E pedinamenti e continui tutti i giorni, era continuamente sotto casa, riusciva a trovarmi sempre. Io ho creduto di morire. La fuoriuscita dalla spirale della violenza per questa donna è passata anche attraverso il centro antiviolenza di Arezzo. Appunto, mi sono sbloccata nel fatto di non nascondere questa situazione, ma di raccontare la mia condizione di quel momento a tutte le persone che erano accanto a me perché mi potessero aiutare. L'unico modo di difendermi era non essere più sola. Un percorso, quello con gli operatori del centro antiviolenza, che si è concluso con una denuncia. È stata molto combattuta questa decisione, non è una decisione facile arrivare a denunciare, perché diciamo che c'è sempre la paura iniettata dentro, che non è facile togliere. Però l'ho denunciato, ce l'ho fatta e dopo lì scatta qualcosa di più, la voglia di arrivare in fondo, la persona la vedi che perde forza. La vedi in un modo diverso e quindi più diventi forte te e più diventa debole lui. Il 25 novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne ed è proprio alle altre vittime di violenza maschile che questa donna vuole lanciare un messaggio. Tutelarsi dicendolo a tutte le persone che conoscono e chiedendo aiuto senza vergogna, perché purtroppo, come io ho sempre creduto che era colpa mia, non è colpa nostra. Non ce l'hanno scritto in faccia. E quindi dirlo e chiedere aiuto, anche io, almeno per la mia esperienza, ai centri antiviolenza e tramite loro sicuramente poi denunciare e difendersi e rivivere, cercare. Da lì vedono sicuramente un altro modo di, cioè la vita, si ritorna a vivere.